Mad Max e le sue forme, la musica e le sue forme, il talento, le sue sfumature, il ricordo e Domenico Modugno. Mad Max come rassegna della musica del Mediterraneo comincia forte così a Bari con un parterre d'eccellenza e una serie di ospiti illustri. Non capita infatti di questi tempi di vedere Vendola, Emiliano e l'assessore Godelli in un colpo solo, seduti allo stesso tavolo e per di più a parlare di qualcosa che non sia la crisi economica. In verità Vendola arriva in sala presso il foyer del Teatro Petruzzi con un po' di ritardo proprio per ultimare le faccende urgenti che tanto stanno pressando la regione in questo momento, ma tutto sommato la sua dedizione all'evento è singolare ed esclusiva, segnali che già di per sé rappresentano un'importante spia di quanto possa essere fondamentale per svegliare una città come Bari che, come direbbe lo stesso sindaco Emiliano, negli ultimi anni non si sta più confondendo con Bali, frutto della moltitudine di eventi che si stanno creando a livello nazionale e non solo. Presenti dunque ospiti su ospiti, presenti cantanti, appassionati, espositori, ancora musicisti, compositori, critici, giornalisti e curiosi. Presente anche Vinicio Capossela, che con la sua stravaganza, con la sua strana vicinanza al mondo giovanile, con il suo piglio di artista ormai affermato, rende bene l'idea di ciò che ormai è divenuto il suo personaggio. E ovviamente con l'emozione di chi non vede l'ora di ascoltare la musica che in questo teatro, non so per quale ragione, un'atmosfera che almeno a me personalmente, senza nulla togliere agli altri straordinari contenitori che nel mondo producono musica, mi consentirete di dire che quando io ascolto qualche cosa qui la memorizzo, la inserisco nella mia vita. Un percorso che ha attraversato tanta parte della storia di questo paese, ma è un approccio serio, non kitsch, non provinciale, è un approccio che fa vivere il grande pentagramma e i testi straordinari di chi ha cantato l'amore, l'esilio, la fatica, il lavoro, lo straniamento, la solitudine, di chi ha narrato passaggi d'epoca attraverso la ricostruzione di figure di umanità struggenti, dolcissime. Probabilmente sono 4 giorni che studio il barese qui tra la città dentro, mi sono installato, diciamo così, ormai anche il personale qua del Petruzzelli mi chiama maestro, ho studiato la parte, ecco, infatti mi sono anche imparato proprio certe espressioni idiomatiche, non vedevo l'ora di dire moto. No, molto bello, è interessantissimo questi interventi. Io sono un emergente, insomma, anche su 42 anni, ancora posso fare delle cose. E stasera interpreto 2 brani di Modugno degli anni 50, uno si chiama La Cicoria e un altro si chiama Tamburello, e spero, insomma, di fare un bel omaggio al maestro.